Il protagonista del film è un uomo di 99 anni di nome Allan Carlson. Vive in un remoto villaggio svedese con il suo gatto domestico e i due sembrano essere molto legati. Purtroppo, un giorno, il gatto sgattaiola fuori nella neve, dove viene attaccato e ucciso da una volpe. Allan è devastato dal fatto che l'unico amico della sua vita se ne sia andato, così inizia a tramare vendetta. Nasconde della dinamite nella neve e poi adesca la volpe con delle salsicce. Quando il povero animale si avvicina, viene fatto a pezzi. Questo rende felice il vecchio per un po', ma in seguito viene punito per i suoi gesti. Allan viene trasferito in una casa di riposo, dove dovrà vivere il resto della sua vita. Passano le settimane, ma Allan non si abitua al posto. Desidera uscire e sentire di nuovo l'aria fresca, ma le autorità non glielo permettono. Stufo, Allan fugge dalla casa di riposo attraverso una finestra, proprio nel giorno del suo 100° compleanno. Non ha parenti da contattare, o un piano da seguire, ma è felice di essere finalmente fuori. Dopo aver vagato per le strade per un po', arriva a una stazione degli autobus. Tira quindi fuori alcune monete e chiede all'addetto di dargli dei biglietti per il prossimo autobus. Sfortunatamente, i soldi non sono sufficienti, quindi l'addetto gli suggerisce di andare in una città vicina chiamata Byringe. Spiega che è un luogo desolato con un solo abitante, ma Allan, stufo della casa di riposo, acquista subito il biglietto. Proprio in quel momento, un membro di una gang dall'aspetto scontroso di nome Bolton arriva lì, trascinando con sé una grossa valigia. Va dritto in bagno, ma la valigia non entra, così ordina ad Allan di occuparsene fino al suo ritorno. Il vecchio acconsente, ma poco dopo quando arriva il suo autobus ci sale sopra con la valigia. Dopo un po', l'autobus parte dalla stazione e Allan inizia a raccontare della sua infanzia. Quando era un ragazzino, suo padre inventò il profilattico e cercò di venderlo al pubblico. Tuttavia, la monarchia svedese lo considerò un atto di blasfemia e lo imprigionò. Successivamente, lo giustiziarono con l'aiuto del plotone di esecuzione. Allan ricorda il giorno in cui alcuni funzionari vennero a casa sua e rivelarono della morte di suo padre. Avevano portato con loro alcune delle sue cose, che erano principalmente esplosivi e ornamenti. Sebbene sua madre piangesse copiosamente, ad Allan non importava niente, perché suo padre era sempre stato assente dalla sua vita. Iniziò piuttosto a sperimentare con gli esplosivi, e ciò diventò rapidamente il suo hobby. Alcuni anni dopo, anche sua madre morì dopo una lunga battaglia contro il cancro. Allan era quindi completamente solo, senza parenti o amici a sostenerlo, ma non gli importava affatto. Continuò il suo hobby di far saltare in aria le cose, e gradualmente migliorò. Nel presente arriva a Byringe, una piccola città in mezzo al nulla. Quando l'addetto alla stazione Julius vede Allan che va in giro con una grossa valigia, chiede se va tutto bene. Quest'ultimo spiega che vuole solo esplorare il mondo il più possibile prima di morire. Sentendo questo, Julius lo invita a casa sua e gli offre del cibo. A quel punto, anche i responsabili della casa di riposo hanno scoperto della scomparsa di Allan, ed è stata avviata un'operazione di ricerca su media scala guidata dal detective Aronson. Altrove, vediamo che Bolton ha picchiato il venditore di biglietti, e i due sono attualmente in viaggio per Byringe. Il membro della banda arrabbiato è irremovibile nel voler recuperare la sua valigia, a indicare che al suo interno è custodito qualcosa di molto prezioso. Dopo un po', arriva a Byringe e si dirige immediatamente all'interno dell'unica casa lì presente. Bolton trova Julius in cucina e inizia ad aggredirlo per ottenere informazioni sulla sua valigia. Fortunatamente, Allan arriva da dietro e lo mette fuori combattimento con un colpo alla testa. I due anziani poi trascinano il suo corpo e lo rinchiudono all'interno di una cella frigorifera. Nella scena successiva, Allan e Julius decidono di aprire la valigia per vedere cosa c'è dentro. Con loro grande sorpresa, ci trovano un sacco di soldi. Nonostante la loro vecchiaia, i due sono accecati dai soldi e decidono di tenerli per loro, celebrando poi il loro successo quella notte davanti a un drink. Sfortunatamente, la mattina dopo, si rendono conto che Bolton è ancora rinchiuso nel congelatore. Julius si precipita a controllarlo, ma quando apre la porta, il membro della banda è già morto. Questo sconvolge i vecchietti poiché un uomo innocente è morto a causa della loro negligenza. Tuttavia, per Allan, questa non è la prima volta che uccide qualcuno. Anni fa, quando era ancora un adolescente, fece saltare in aria accidentalmente un mercante mentre testava i suoi nuovi esplosivi. Di conseguenza, venne rinchiuso in un manicomio, dove dovette vivere per 30 anni. Inoltre, prima che Allan fosse rilasciato venne castrato, siccome credevano che la sua prole sarebbe stata una minaccia per la società. Allan vagò per la città finché non trovò lavoro in una fabbrica di cannoni. Lì incontrò un rivoluzionario spagnolo di nome Esteban e iniziò a conoscere la politica. Con il passare dei giorni diventarono buoni amici ed Esteban alla fine convinse Allan a unirsi alla lotta contro la dittatura spagnola.
I due si recarono a Madrid, dove progettarono di uccidere il generale Franco. Tuttavia, il primo giorno, Esteban venne ucciso a causa della sua natura loquace. Questo però non intimidì Allan, che continuò a fare quello che sapeva fare meglio, far saltare in aria le cose. Diventò una parte molto importante della rivoluzione e aiutò il suo gruppo a vincere diverse battaglie. Un giorno, mentre cercava di far esplodere degli esplosivi, si licenziò però improvvisamente e decise di tornare in Svezia. Sulla via del ritorno, fermò un'auto per chiedere un passaggio e, allo stesso tempo, una grande esplosione avvenne nelle vicinanze. Con sua sorpresa, la persona in macchina non era altro che il generale Franco. Considerò Allan un eroe per avergli salvato la vita, e così, per ricambiare il favore, il generale Franco tenne una festa di lusso in onore di Allan e gli regalò persino una pistola estremamente rara. Tornando al presente, i vecchietti trasportano il corpo di Bolton su un vagone e lo scaricano in una cassa che è destinata a Gibuti. Nel frattempo, l'addetto di prima va alla stazione di polizia e informa il detective Aronson del vecchio e di Bolton. Rivela anche che sono attualmente a Byring. Sentendo ciò, il detective parte immediatamente per la città. Arriva lì poco dopo e cerca indizi all'interno della casa. Quando non trova niente, va in una stazione radio vicina e annuncia che un uomo di 100 anni è scomparso. Se qualcuno è in grado di scoprire dove si trova, sarà ricompensato profumatamente. Altrove, ci viene presentato un ragazzo dall'aspetto feroce chiamato Geddan, che si scopre essere il capo della stessa banda di cui Bolton faceva parte. Geddan è attualmente agli arresti domiciliari a causa di un reato commesso di recente, e sfortunatamente per lui, la valigia doveva essere consegnata a uno dei suoi clienti. Ora, ha 24 ore per trovarla, e se non ci riuscirà sarà giustiziato. Dall'altra parte, mentre Julius e Allan stanno tornando a casa, hanno un improvviso cambio di idea e decidono di andare da qualche altra parte. Si avvicinano così a un ragazzo dall'aspetto innocente di nome Benny e gli chiedono un passaggio. Quest'ultimo accetta e chiede dove vogliono essere lasciati, e i vecchietti rispondono in qualsiasi posto vada. Questo confonde leggermente Benny, ma non chiede nulla e inizia a guidare. Dopo un po', si fermano a una stazione di servizio per rinfrescarsi. Purtroppo, Benny nota i poster mancanti di Allan e lo affronta al riguardo. Il vecchio prova a mentire per uscire dalla situazione, ma senza successo. Così, ammette con riluttanza l'intera verità, su come hanno ucciso un uomo e su come hanno milioni in contanti. Julius chiede quindi a Benny di far parte della loro squadra e di portarli in giro per il paese. In cambio, gli verrà data una parte del denaro. Senza pensarci due volte, Benny accetta. Successivamente, il film entra in un altro flashback. Allan ha venduto la pistola datagli da Franco, in cambio di un permesso di lavoro per l'America. Inizialmente ha lavorato come operaio edile, ma poi, sfruttando la sua vasta conoscenza degli esplosivi, iniziò a mescolarsi con rinomati scienziati come Oppenheimer. Li ha persino aiutati a risolvere un problema cruciale nel progetto Manhattan, la più grande bomba nucleare in quel momento. Ben presto Allan divenne una figura popolare negli Stati Uniti, tanto che anche il vicepresidente lo invitò a cena. Diversi anni dopo, Allan tornò in Svezia. Era considerato un eroe da molti per il suo contributo alla fisica nucleare. Un giorno, mentre era in riunione con alcuni diplomatici svedesi, incontrò uno scienziato russo di nome Popov. A causa del loro comune interesse per gli esplosivi, divennero presto amici e Popov invitò Allan a venire in Russia con lui. Durante il suo primo giorno a Mosca, Allan ebbe un incontro con Stalin. Quest'ultimo gli chiese di rivelare tutto sul progetto Manhattan, ma Allan rifiutò. Di conseguenza, fu mandato nei Gulag, dove conobbe il timido fratello gemello di Albert Einstein Herbert. I due complottarono per un anno intero e alla fine fuggirono dal luogo facendolo saltare completamente in aria. Nel presente, l'auto di Benny rimane senza benzina, quindi sono costretti a fermarsi in una fattoria lungo la strada. La proprietaria, Gunilla, si offre di fornire loro un riparo per la notte, ma solo se la pagano bene. Sentendo questo il trio inizia a ridere, dato che i soldi non sono sicuramente un problema per loro. Dopo un po', Gunilla li presenta al suo elefante domestico, che vive in un capanno vicino. Passano i giorni e i tre continuano a vivere nella casa. Gunilla non ordina loro di andarsene, perché ha finalmente trovato dei buoni amici. Sfortunatamente, un giorno, un membro della banda scopre la loro posizione dopo aver visto Allan nelle vicinanze. Si avvicina lentamente alla residenza con una pistola in mano e quando tutti sono distratti, afferra Allan da dietro. Il gangster minaccia quindi gli altri di tirare fuori la sua valigia se non vogliono vedere il vecchio morto. A malincuore, Benny entra e recupera la valigia, ma proprio mentre il delinquente sta per scappare, Gunilla arriva con un fucile in mano. Questo spaventa il membro della banda, che in preda al panico scivola e cade proprio sotto il grande elefante.
Purtroppo, il povero animale si terrorizza e si siede sopra il gangster uccidendolo all'istante. Dopo l'incidente, gli uomini finalmente confessano i soldi e offrono una parte anche a Gunilla. In cambio, dovrà aiutarli a sbarazzarsi del corpo. Altrove, Geddan è diventato irrequieto perché due membri della sua banda non rispondono alle sue chiamate. Con la situazione che si fa critica, decide di rompere il suo dispositivo alla caviglia e di uscire lui stesso a cercare la valigia. Ancora una volta, il film entra in un flashback. Allan è diventato un agente della CIA e poco dopo è stato avvicinato anche dal gruppo di intelligence segreto sovietico, il KGB. Poiché entrambe le parti gli hanno offerto un buon compenso, Allan è diventato un doppio agente. La sua routine quotidiana consisteva nel far trapelare le informazioni segrete degli americani ai sovietici e viceversa. Per fortuna, nonostante anni come spia, non è mai stato catturato. Tornando al presente, il gruppo si sbarazza del corpo del membro della banda e decide di lasciare la residenza, poiché non è più sicura. Gunilla tira quindi fuori il suo camion, che ha abbastanza spazio per portare con loro anche l'elefante. Presto si mettono in viaggio e si dirigono in un'altra città, ma per strada Geddan li trova. Ferma la macchina davanti a loro e tenta di sparare al guidatore, ma questo si traduce solo in un orribile incidente. In seguito, Geddan rimane gravemente ferito, quindi il gruppo si prende cura delle sue ferite e lo porta nel camion. Riprendono quindi il viaggio e si dirigono verso una vicina pista di atterraggio. Si scopre che Allan ha organizzato per loro un aereo per la fuga usando uno dei suoi contatti passati. Poche ore dopo, Geddan finalmente si sveglia, ma non ricorda chi sia o come sia arrivato lì. Rimane quindi calmo e decide di continuare a viaggiare con i ragazzi. Quella sera, finalmente arrivano a destinazione, dove vengono prelevati dal contatto di Allan. Persino l'elefante viene sistemato all'interno dell'aereo e presto decollano, sperando in una vita migliore. Nella scena finale, il gruppo arriva a Bali. Si scopre che questo è sempre stato il piano di Allan. Da quando ha messo le mani sulla valigia, ha desiderato spendere il resto dei suoi giorni nei cieli assolati di Bali. Benny e Gunilla si fidanzano, mentre Geddan lascia il suo passato criminale alle spalle e inizia a vivere una bella vita. Per quanto riguarda l'elefante, ora può finalmente vagare per le foreste lussureggianti e le spiagge dorate senza essere disturbato da nessuno. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!